No, tu mi devi spiegare, no, che non si iniziano così le interviste. Salutiamolo Mr. Helmet, va? Senti, io ho una preoccupazione, cioè ho come la sensazione di avere un casco bello ma la moto che non frena, è come avere un ascensore bellissimo però il palazzo sta per crollare, perché ho letto le etichette, sono andato un po' in giro, io ogni tanto avevo un po' smesso di fare il Mr. Helmet, nel senso di andare a controllare, a smontare i caschi, a guardare cosa c'era dentro, a vedere se prendono fuoco le imbottiture delle cose, avevo un po' smesso, però c'avevo 2 ore prima e sono andato a frugare nei mercatini, perché qua si vendono le tute a 2 lire e volevo comprarmi anche qualcosa anch'io, anche se di solito le aziende me le mandano le cose per testarle, però sai, ho detto vado a vedere. Sai che io non ho il tuo indirizzo di... No vabbè, però adesso poi troviamo, ma il discorso era che, no, adesso volevo capire, siccome so che tu sei un appassionato come me, un tecnico, io ho visto delle cose strane. Questa cosa qui non l'ho organizzata per far dire delle cose a te, ma per chiedere ad una persona che si occupa di queste cose com'è la questione delle certificazioni, delle protezioni e dei capi che le tengono insieme. Beh, sapevo che andavi a parare lì. Comunque, ormai è abbastanza risaputo, nel senso che il consumatore prende coscienza di questa cosa, comprende che c'è un'anomalia tutta particolare nel mercato moto, dove si parla di protezioni certificate e che invece non si parla della struttura che regge le protezioni. Motor Quality è il nuovo distributore per l'Italia del marchio americano Arlen-Ness, per decidere di distribuire questo marchio, quello che volevamo è che fosse il prodotto qualitativamente al top, e ci siamo accorti che è l'unica azienda oggi presente sul mercato italiano ad avere la propria collezione in pelle totalmente certificata. Cioè, quando un distributore prende in mano un marchio e deve vedere se vale la pena distribuirlo o no, perché uno lavora per portare a casa dei profitti, voi vi siete guardati intorno e avete cercato ovviamente quello che si chiama unique selling nel marchio, di vedere cosa avevate voi di più nell'eventualità di prendere Arlen-Ness o cosa aveva solo, e vi siete accorti che le protezioni CE con tanto di cartellino grosso, cioè l'omologazione CE riguarda le protezioni ma non tutto quello che c'è intorno, cioè il capo non è omologato, come funziona? Cioè molto spesso non lo è. Beh, intanto la scelta di una distribuzione chiaramente dipende, deve essere un marchio di respiro internazionale e deve avere delle particolarità. La particolarità è appunto la certificazione, ma adesso ve la spiego un pochettino questa certificazione. Vuol dire che un oggetto del genere, una tuta in pelle o una giacca in pelle o un pantalone in pelle, deve aver superato, e qualcuno deve aver certificato che la struttura deve aver superato delle prove di resistenza meccanica, 4 prove, ma anche di resistenza passiva. Il capo stesso indossato non deve dare problemi a chi lo indossa, non lo so, allergie piuttosto che altre cose, o addirittura essere tossico con contenuti di cromo esavalente, di piombo, di metalli pesanti. Cioè, per intenderci, quando tu vai in moto da Bari a Treviso e prendi 3 ore d'acqua e dopo sei tutto nero o in qualche maniera hai prurito, o dentro, o perdi il colorante su te stesso, il tuo corpo sta assimilando sostanze nocive. Però detta così, mi sembra di capire, è ovvio, mi sembra di capire che Arlen-Ness questo problema non ce l'ha, però tutti gli altri sì, oppure c'è qualcuno, perché ovviamente tu sei il distributore di Arlen-Ness, è chiaro che io siamo, se tu... Oggi siamo, la nostra azienda, il nostro gruppo è l'unico presente in Italia ad avere tutta la sua collezione pelle completamente certificata CE. Prove attive, lacerazione, esplosione delle cuciture, perforazione della lama da taglio o altro, ergonomicità e soprattutto le prove passive, quindi rispetto ai parametri di contenuto di sostanze tossiche e quant'altro. Tutto questo messo insieme è presentato ad un ente certificatore e ti rilascia il bollino CE. Per cui questo capo è da assimilarsi a un dispositivo di protezione individuale, uguale a quello che viene utilizzato per un lavoratore, non lo so, in un alto forno, in una situazione altamente a rischio. Dispositivo di protezione individuale, è l'unica azienda oggi in Italia. Cioè, tu, adesso senza dire chi ce l'ha e chi non ce l'ha, perché magari fuori Italia qualcuno ce l'ha. Non c'è, oggi in Italia non c'è. Però se uno a casa c'ha un giubbotto che se l'ha appena tolto e è tornato da fare un giro in moto, dov'è che deve guardare? Oppure quando compra un giubbotto, senza dire comprate il nostro perché non te lo faccio fare, cioè te lo faccio fare, però non era questo lo scopo. Cioè, dov'è che devo guardare io per capire
cosa è certificato e cosa no? Allora, per fortuna gli operatori del mercato italiano non sono banditi, ma sono aziende serie che comunque fanno le cose come vanno fatte, e all'interno c'è il libretto di certificazione, c'è una serie di libretti, ce n'è uno che riguarda le certificazioni, e sopra normalmente i produttori scrivono che quel capo d'abbigliamento non è per uso professionale e non è certificato nella sua interezza, lo scrivono. E quando il libretto non c'è, perché ho guardato, cioè sono andato in giro per questi negozi qua dove si fanno degli affari, non c'è proprio il libretto? Può essere stato smarrito, i produttori lo mettono sempre, scrivono all'interno che il capo non è certificato, che le protezioni sono certificate ma il capo non è certificato. Allora io posso fare due cose, devo tornare a cercare il libretto e se trovo qualcosa che non è come dici tu te lo porto. Allora, assolutamente, puoi anche querelarmi se trovi qualcosa che non è come dici. E se lo trovo, magari qualcuno dei nostri lettori lo trova e magari possiamo indire una caccia al libretto, potrebbe essere interessante questa cosa. Questa è una bellissima idea e possiamo metterci sopra anche un premio, molto volentieri. Comunque il libretto ha più o meno questa forma. C'è riportato il simbolo della Comunità Europea e il numero di omologazione. L'unico numero che certifica il capo come dispositivo di protezione individuale è 13595, CE 13595.